noi non ci siamo mai fermati, noi i soldi che abbiamo avuto li abbiamo spesi, forse questa è l'unica colpa che abbiamo, che li abbiamo spesi tutti per fare sempre bella figura e fare in modo che Salerno si potesse vantare di avere un premio Charlot. Quello che adesso fa più male è il silenzio, e il silenzio è questo fa male. Fa male anche a chi, per esempio, devo dire, tra le tante cose, ha realizzato insieme dei soci esimi, che sono delle valenze importanti sul territorio, un teatro delle arti che da 20 anni sta facendo spettacolo con le proprie spese, dove ci siamo accollati noi i fondi per fare queste cose. Allora, in un momento come questo, sentire che non ci sono i fondi perché ci sono delle ripicche politiche o delle barzellette politiche che fanno, io onestamente devo dirla tutta, sono nauseato da questo, e vorrei che i giornalisti ne parlassero di questo, vorrei che il pubblico ne parlasse di questo, perché i signori che ci governano devono sapere che quando parlano, parlano in nome per conto del popolo italiano, e quando parlano contro e chiudono i fondi del, parlano contro persone come noi che lavorano dalla mattina alla sera, sgobbano, e siamo tanti, perché non è solo il premio Charlot che non è comune, ma sono tante le manifestazioni che non è comune. Per cui prima di zittire queste persone con un'assenza totale e indifferenza totale, dovrebbero riflettere per un momento su quanto è importante il lavoro per le persone del settore, su quanto è importante la ricaduta sociale di una manifestazione come il premio Charlot, e ripeto, ce ne sono tante che non verranno fatte fino a che non verranno fermati i fondi di coesione, si bloccano come ricaduta sociale, come ricaduta sul territorio, come ricaduta su tutto quanto. Purtroppo questo non c'è, perché c'è un'incoscienza politica che in questo periodo è determinante, e c'è un modo di fare, un modo di comportarsi dove si prendono le distanze senza dire niente, senza parlare più. L'aria è irrespirabile, e io credo che questo, una persona come me che da 60 anni vive il mondo dello spettacolo, non lo può sopportare. Questo l'amaro sfogo per il mancato arrivo dei fondi di sviluppo e coesione di Claudio Tortora, direttore artistico del premio Charlot, durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna estiva Restate con noi e di Aspettando il premio Charlot, che si terranno all'Arena Charlot, spazio antistante l'omonimo cinema teatro di Capezzano. Conferenza tenutasi stamattina 5 luglio nella sala giunta della provincia di Salerno. La manifestazione, nata nel 1989 ed allora trampolino di lancio nel panorama artistico italiano di tanti attori, quest'anno può presentare solo 4 appuntamenti e non prevede la gara tra giovani cabarettisti, suo fiore all'occhiello. Gara che però, promessa di Claudio Tortora, entro il 31 dicembre 2024 si farà. Noi abbiamo avviato questo progetto qualche anno fa, l'anno scorso tra l'altro abbiamo avuto una prima edizione con l'Arena all'aperto, quest'anno i gestori Piermarco e Gianluca Tortora hanno riproposto un cartellone importante di artisti che verranno sul territorio a completamento dell'azione culturale che l'amministrazione comunale sta portando avanti con i racconti d'estate e le tante altre iniziative che vengono promosse. Sabato sera avremo Parte Ricci in un concerto di jazz aperto al pubblico a titolo gratuito, poi c'è tutta la programmazione del premio Charlot, dell'Arena Charlot, che va dal 5 al 28 di luglio. È un momento importante anche per dare continuità al premio Charlot, che purtroppo legato alla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione c'è stata una grossa difficoltà a poter programmare soprattutto le iniziative culturali, quindi diamo la possibilità attraverso l'Arena Charlot di dare anche una continuità, di non interrompere il premio Charlot che si svolge con nome di consuetudine nella città di Salerno. Iniziamo il 13 luglio con lo spettacolo nuovo di Ditelo Voi, poi con la commedia, con un debutto della commedia di Rodolfo Fornario con Ciro Gicardi, Antonella Quaranta e tanti altri attori, per poi arrivare a questa prima edizione del Aspettando il premio Charlot, con la vicinanza che ci stanno dimostrando i tanti amici artisti che in questo momento purtroppo storico della manifestazione hanno accettato
accettato volentieri di venire a dare un saluto e a dire anche la loro durante queste serate. Quindi parliamo di Pasquale Palma, Vincenzo Comunale, Villa Perbene, Salvatore Gison, Angelo Belgiovine, Salvatore Turco, Peppe Laurato, vabbè, sono tanti nomi che verranno in queste quattro serate. E poi ci saranno anche dei premiati che abbiamo dovuto inserire per forza perché erano impegni che avevamo già preso a febbraio e che non potevamo assolutamente mancare, perché noi quando diamo una parola resta quella. E sono Red Canzian come grande protagonista dello spettacolo, Simone Montedoro, Alessio Boni, Melchionna, Maglio Castagna, e ci saranno altre sorprese.